Buongiorno signor Ghesi. Buongiorno. Ci può parlare della Fondazione di Vittorio? Allora, la Fondazione di Vittorio è una fondazione promossa dalla CGIL che si occupa di storia e di memoria e di approfondimento dei grandi temi economici e sociali. È stata diretta da Gino Giugni, poi da Cofferati, oggi è diretta dal sottoscritto. Sono Carlo Ghesi e sono stato precedentemente segretario della Camera d'Oro di Milano e nella segreteria nazionale della CGIL. Chi era Luciano Romagnoli? Romagnoli è un giovane emiliano, arriva a conoscere le battaglie di progresso quando si impegna giovanissimo nella resistenza. Nasce nel 1924 e ha meno di 20 anni quando si impegna nelle attività antifasciste. Dopo la riconquista della democrazia e della libertà diviene dirigente del movimento giovanile del Partito Comunista assieme ad Enrico Berlinguer. Poi passa al sindacato. E a soli 24 anni, nel 1948, diventa segretario generale della Federe Braccianti, l'organizzazione dei lavoratori della terra, che era in quella fase la più grande organizzazione della CGIL, allora diretta da Di Vittorio. E in quella funzione guida tutte le battaglie per la riforma agraria, per riottenere il contratto ai lavoratori della terra. E sono battaglie grandiose e al tempo stesso sanguinose, perché sono anni difficili, nei quali la polizia spara quando vi sono i conflitti di lavoro. Infine nel 1957 entra nella segreteria confederale della CGIL, come responsabile dell'ufficio sindacale insieme a Vittorio Foa. Purtroppo viene colpito da una grave malattia e morirà giovanissimo a soli 42 anni nel 1966. Perché realizzare un libro su di lui? Luciano Romagnoli è stato uno dei dirigenti più significativi e più importanti ed era doveroso ricordarne la figura e l'opera, riattualizzare quanto ha fatto e esaminare se vi erano e vi sono indicazioni importanti in quanto ha condotto in anni non facili per il mondo del lavoro italiano. Ci vuol dire qualcos'altro a proposito? Voglio aggiungere che Romagnoli è stato un dirigente importante delle lotte bracciantili. Oggi l'agricoltura conta meno in questo paese, ma se non vi fossero state quelle battaglie, se non vi fosse stato un grande sforzo di rinnovamento, di avanzamento, di innovazione nell'agricoltura italiana, tutta la storia dello sviluppo economico, anche del capitalismo italiano, sarebbe stato diverso, perché le campagne sarebbero state nell'arretratezza alla quale gli agrari di allora rischiavano di condannarle. È perciò un protagonista non solo del sindacato, ma della democrazia italiana e del suo sviluppo economico e sociale. Buongiorno signor Ghesi, ci può parlare un attimo di lei? Sono dottore di ricerca all'Università degli Studi di Teramo, mi occupo di storia del movimento sindacale, di storia dei partiti politici e collaboro alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio che ha curato questo volume. Come nasce la sua collaborazione con la Fondazione Di Vittorio? La mia collaborazione con la Fondazione nasce dopo l'inizio del mio dottorato in storia del movimento sindacale all'Università di Teramo. La Fondazione Di Vittorio è la fondazione della Confederazione Generale del Lavoro che più si occupa dei problemi relativi alla storia del movimento sindacale, da qui nasce la mia collaborazione. Da dove nasce l'idea di questo libro? Dove ha trovato il materiale? In questo volume che io ho curato abbiamo appunto raccolto gli atti del convegno del 17 gennaio del 2007, abbiamo ripubblicato alcuni scritti di Romagnoli e abbiamo dato, diciamo così, il primo saggio di un nostro lavoro che si concluderà con una ricostruzione più dettagliata della breve vita di questo dirigente. La documentazione che ho utilizzato e che sto utilizzando nel mio lavoro viene soprattutto dall'archivio storico della CGIL, dalla Fondazione Istituto Gramsci che conserva alcune carte di Romagnoli, dall'archivio della Feder Braccianti e da alcune carte che conservano i suoi familiari. Cosa possiamo trovare nel DVD allegato? Il DVD contiene una intervista che io e Carlo Ghesi abbiamo fatto a Vittorio Foa a Formia. In più c'è una testimonianza di Ivan Della Mea, cioè una canzone dedicata da Ivan Della Mea a Luciano Romagnoli, scritta subito dopo la sua morte. Quali sono le sue considerazioni su Romagnoli? Allora, che cosa rimane di Romagnoli a 40 anni dalla morte e della breve esistenza di questo dirigente sindacale e politico? Rimane un magnifico esempio per
i partiti e per le organizzazioni sindacali di oggi, per capire quanto la formazione, la selezione delle classi di dirigenti giovani possa rivelarsi il miglior investimento per le organizzazioni stesse e per i partiti. Romagnoli appartiene a quella generazione che viene dalla Resistenza e che ventenne iniziò la militanza politica e ad assumere ruoli dirigenti di primissimo piano. La carriera di Romagnoli è una carriera straordinaria. La vicenda di Romagnoli dimostra anche che solo le grandi organizzazioni democratiche possono dirigere masse di uomini, non dei singoli, ma dei gruppi dirigenti e delle organizzazioni democratiche.